E continuiamo con le nostre testimonianze di mamme che ci raccontano tanti modi di essere mamme in tanti contesti professionali e sociali differenti e parliamo di un contesto indubbiamente molto singolare come Radio DJ e con noi c'è una delle voci più storiche, anche più note, che è quella di Laura Antonini. Benvenuta Laura, grazie di essere in collegamento con noi. Ciao, grazie per avermi invitata. Festa della mamma, la prima domanda che sto ponendo un po' a tutti i nostri ospiti. Che senso ha celebrare la festa della mamma nel 2021, quando sembriamo tutti ormai così ipertecnologici, iperpresi da tante altre cose? Beh, la mamma prima di tutto è tecnologica, come testimonia il fatto che in questo momento siamo collegati, per cui ormai le mamme non sono più quelle di una volta, no? E comunque sia, penso che la festa della mamma non verrà mai cancellata, essendo una cosa che fa talmente tanto parte della nostra tradizione, non credo che ci sia una data per dire adesso basta, festa della mamma. La mamma sarà la mamma sempre. Ecco, la mamma è la mamma sempre e sicuramente. Tu sei mamma e sei, dicevo, una speaker radiofonica, quindi possiamo dire mondo della informazione, proprio molto intrattenimento. Tu vai in onda in questa fase, il sabato e la domenica mattina, giusto? Insieme a Rudy Zerbi, però hai cambiato tante fasce orarie nel corso del tuo percorso professionale. E, come si fa a fare la mamma e a fare un lavoro come il tuo? Ma fortunatamente nel mio lavoro, diciamo, c'è la possibilità proprio di avere, flessibilità, per cui uno sa quando deve andare in onda e quindi si può organizzare anche avendo magari dei bambini piccoli. Nel mio caso specifico, andando in onda la mattina molto presto, ho anche la fortuna di uscire quando a casa tutti dormono e di ritornare che più o meno si sono svegliati da poco, quindi neanche se ne accorgono della mia assenza fondamentalmente. Però comunque sia, ecco, magari quando era più piccola, la mia bambina, ho dovuto organizzarmi molto bene anche con il suo papà, perché per fortuna di noi mamme di oggi, insomma, i papà sono molto molto più evoluti e sanno fare tantissime cose e sono praticamente intercambiabili con noi, per cui siamo, sicuramente più tutelate in questo senso. Ecco, e dal punto di vista quindi professionale, però molti dicono: beh, però servirebbero insomma un po' più di misure a favore delle donne che magari non sempre in qualche modo si trovano costrette a dover decidere. Tu hai dovuto anche tu fare delle scelte per poter essere mamma? Cioè delle scelte Allora, professionali, insomma, magari dire ho dovuto rinunciare a delle cose. dal punto di vista lavorativo, a parte, vabbè, io ci ho messo un po' tanto a scegliere di essere mamma, quindi diciamo che non l'ho fatto subito perché è com'è poi la realtà dei fatti. Le donne oggi si trovano magari a dover, aspettare più tempo rispetto a una volta perché lavorano e quindi giustamente arrivi ad un'età in cui sei molto più grande, per esempio, rispetto a quelle che erano le nostre mamme. E rinunce, in un certo senso qualcosa sì, perché giustamente se tu decidi di avere un figlio e vuoi, godertelo al 100%, così come ho fatto io con mia figlia, determinate cose ho proprio smesso di farle, ma per scelta. Dal punto di vista del sostegno che ho ricevuto da parte dei miei datori di lavoro, sinceramente sono stata tutelata perché hanno fatto in modo che io potessi avere il tempo, diciamo, di riprendermi. Ho voluto tornare, quindi sono tornata abbastanza presto a lavorare con mia figlia che aveva ancora pochi mesi, però ecco appunto, io sono una lavoratrice atipica e fortunata perché sono una partita IVA e posso anche lavorare solo in determinati orari della giornata, quindi non sto via 8 ore al giorno, a meno che appunto non si tratti di una giornata particolare o comunque di qualche esigenza di lavoro particolare. Però certo è ovvio che le donne avrebbero bisogno di molto più sostegno al giorno d'oggi, anche perché, fare un figlio è veramente un impiego diciamo, che impiega tutta la giornata, è un lavoro vero e proprio, oltre a quello che tu già hai. E quindi se ci fosse un sostegno maggiore, sicuramente molte altre donne deciderebbero di fare dei figli anche molto prima rispetto a quando l'ho fatto io. Ecco, questi infatti, come dicevi, sono un po' temi che affrontano probabilmente tutte le mamme, no? Che lavorano, e ovviamente ognuno in base ai propri impegni, in base al proprio lavoro, cerca di coniugare mettendo a posto gli orari, ovviamente in collaborazione con il papà del bimbo o della bimba, naturalmente.
Ti chiedo però, tu lavori in un mondo molto particolare che è, possiamo definirlo in senso largo, diciamo il mondo dello spettacolo, anche se può voler dire tante cose, però indubbiamente sei una radio molto importante, sei un volto, una voce molto nota. Ci sono delle peculiarità come mamma, donna che lavora in questo contesto, magari anche dal punto di vista, culturale, della mentalità, a Radio DJ, ma più in generale, ecco, in quel settore. In che senso? Nel senso, mi chiedo se c'è un approccio differente in questo ambito. Ci sono alcuni lavori, alcune situazioni dove una donna che lavora e che è mamma forse ha una vita più facile o più difficile, non lo so. Ecco, nel mondo dello spettacolo come funzionano le cose? Allora, quello che ti dicevo prima, le lavoratrici dello spettacolo, poi dipende sempre da che tipo di lavoro tu faccia. Per quanto riguarda le speaker radiofoniche, cioè il settore di cui mi occupo io, noi lavoriamo in determinati orari della giornata, quindi una trasmissione radiofonica, per quanto lunga possa essere, al massimo durerà 4 ore, mettiamo. In quelle 4 ore ovviamente ti organizzi, perché giustamente devi lasciare questo bambino o bambina con qualcuno, quindi se finché è molto molto piccolo magari lo lasci con il papà, se come nel mio caso nel weekend era possibile questa cosa, quando ho lavorato infrasettimanalmente lo lasciavo magari con una nonna, quando è diventata un pochino più grande l'ho iscritta al nido, per cui poi è cominciata ad andare al nido. È chiaro che poi qualunque diciamo inconveniente o qualunque situazione che non venga prevista da una quotidianità ti mette in condizioni di dover poi organizzarti al volo, perché se mettiamo l'asilo un giorno è chiuso, quello che è successo quest'anno in cui siamo stati molto spesso chiusi tutti in casa e quindi non si, io comunque ho lavorato perché facendo parte di un settore atipico Non vi il siete settore mai della radio non fermati, si è mai fermato certo. anche durante la pandemia. In questi casi ovviamente mi dovevo organizzare io per poter far venire qualcuno che tenesse la bambina o alternandomi sempre con il mio compagno, questo sì. Ecco, e in termini di mentalità nel mondo dello spettacolo, alla DJ, insomma, c'è sicuramente un bel clima e si vede, però ecco, in generale nel mondo dello spettacolo tu hai a che fare anche con molte cantanti, no? Spesso lavori con Rudy Zerbi, che, insomma, quindi sicuramente vi potete confrontare anche sul mondo dello spettacolo in generale. Secondo te viene guardato in un modo diverso una donna mamma e una donna non mamma? Penso di no, credo di no, almeno nella mia esperienza no. Molte mie colleghe sono mamme, felicemente. Rudy Zerbi, che tu hai citato, il mio collega e partner radiofonico, è pluripapà perché ne ha 4 di figli e anche lui se ne occupa personalmente, per cui cioè, diciamo che comunque sia, avere figli non deve essere un ostacolo, avere figli è molto importante, per cui se una persona decide di avere dei figli, chiaramente poi si trova in determinate dinamiche in cui deve organizzarsi, organizzare la parte lavorativa e la parte familiare. Ad ognuno di noi poi il largo compito, nel senso che ognuno di noi poi conosce le proprie dinamiche e si deve occupare di quelle. Quindi insomma, i problemi sono quelli pratici da risolvere, appunto, ci raccontavano in altri settori dove magari appunto c'è una mentalità differente, ma forse nel mondo dello spettacolo comunque dove magari c'è un maggiore movimento e anche magari un maggiore livello, insomma, forse più ci sono meno posizioni un po' retrograde su questo punto. Ma io penso anche, Danilo, sia una questione di, per esempio, luoghi di lavoro, perché se a me fosse capitato che una volta, non so, mia figlia fosse stata, avessi avuto la necessità di portarla con me, avrei potuto farlo. Cioè, nessuno mi ha mai detto no, non puoi portare tua figlia dentro il luogo di lavoro, non puoi allattarla sul luogo di lavoro. Cioè, queste cose a noi erano permesse, quindi una mamma in allattamento poteva eventualmente avere a disposizione una stanza in cui mettersi e allattare la propria bambina o bambino. E magari questo in una fabbrica o in un altro posto, non so quanto sia possibile, non so quanto tutti i luoghi di lavoro siano attrezzati. Ecco, questa sarebbe una cosa importante, che i luoghi di lavoro venissero attrezzati in maniera che le donne potessero così avere anche questa possibilità, qualora necessaria. So di tanti posti dove ci sono dei nidi aziendali, ecco, questa sarebbe un'altra cosa molto bella, perché comunque per quelle che hanno una frequenza lavorativa quotidiana, quindi devono andare magari 8 ore al giorno in un posto, avere il nido a disposizione non sarebbe male, per non parlare poi dei costi e di tutto il resto. Quindi sicuramente di cose da fare in Italia ce ne sono ancora tantissime per le mamme, e quindi anziché metterci a piangere perché siamo un paese in crollo demografico in picchiata, dovremmo cominciare
cominciare a capire perché questo succede e ad agire affinché non succeda più. Indubbiamente, a te capita spesso di raccontare qualche cosa sulla tua famiglia e su tua figlia, appunto, in onda, perché attraverso i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli più ascoltati, indubbiamente si contribuisce, no? Anche a cambiare la mentalità o a dare magari un esempio, un po' di energia magari a chi si trova in una situazione più difficile o magari un po' più depressa. Ma io quello che cerco sempre di dire è che le mamme si trovano più o meno tutte nello stesso stato, per cui a meno che una non sia particolarmente fortunata, abbia un esercito di persone che si occupano dei figli, ma diciamo che questa non è la condizione abituale, e noi donne normali abbiamo tutte la stessa vita, quindi dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo vestire i bambini, li dobbiamo portare all'asilo, li dobbiamo dare da mangiare, dobbiamo fare la spesa. E quindi capita la giornata in cui sei devastata, capita la giornata in cui sei stanca, triste, e in cui non hai le energie sufficienti, in cui magari il bambino fa il diavolo a quattro, insomma, queste cose capitano a tutti e a tutte. E quindi bisogna imparare a far fronte comune, a capire che la madre perfetta, quella linda e pinta, sempre perfettina, col passeggino tutta sistemata, almeno nella mia realtà non esiste. E ricordo, io ho fatto quasi un anno e mezzo a casa con mia figlia quando era più piccola, e tenendola praticamente H24 in braccio, facendo le cose con, cioè, tipo multitasking col piede, magari rispondendo al telefono, perché ovviamente non avevo nessuno che mi desse una mano, e quindi il primo anno e mezzo è stato così. E quindi capisco molto e appoggio molto quelle mamme che dicono: oh mio Dio, non ce la faccio, perché all'inizio ti sembra di non farcela, poi fortunatamente i bambini crescono. E nella crescita, insomma, trovi anche un po' più di sollievo in tante cose che all'inizio ti sembrano impossibili. Certo. E come dicevi tu, coinvolgendo anche i papà, è quello che ci è arrivato da più interviste, questo aspetto, che Certo. effettivamente non è da sottovalutare, anche sempre per quel discorso legato alla mentalità, oltre a motivi pratici, nel senso che così ci si divide gli impegni, no? Ma i papà sono bravissimi perché comunque, cioè, non so perché, io comunque appartengo a una famiglia in cui il papà lo vedevi la sera tardi quando tornava dal lavoro, perciò non sono stata cresciuta direttamente da mio padre, se non magari nel fine settimana in cui stavo insieme a lui, ma insieme anche a mia mamma. E oggi un papà è tranquillamente una valida alternativa alla mamma, perché mio marito, per esempio, ha cambiato pannolini, ha preso, non so se si può dire, però comunque sì, io lasciavo questo latte congelato in frigo e in freezer, e lui prendeva queste bustine e le scongelava, cioè tutto come se fosse una cosa normalissima per un uomo che non l'aveva mai fatto prima. Quindi imparare si può imparare, e i bambini, secondo me, sono anche molto felici di passare tante ore con i propri papà, non solo con le mamme. Cioè, mia figlia adesso, quando esco, se devo andare al lavoro, non è che si mette a piangere perché io non ci sono, perché è comunque abituata a stare anche col papà. Certo. Quindi questo è importante, secondo me. Indubbiamente. E insomma, siamo già in conclusione, ma ti chiedo quindi qual è, secondo te, beh, prima qual è il tuo augurio a tutte le mamme? E poi, visto che parliamo di radio, qual è la canzone che racconta meglio di qualche cosa delle mamme? Allora, l'augurio che faccio è a tutte le mamme di riuscire ad accettarsi anche imperfette, nel senso che non bisogna ambire alla perfezione, siamo semplicemente quello che siamo. E voglio salutare però anche tutte quelle donne che magari non sono riuscite a diventare mamme, perché esiste anche questa realtà, e a loro dico: troverete sicuramente nella vostra vita qualcosa che vi dia altrettanta felicità, quindi non vi buttate giù, perché può essere un momento molto brutto, però insomma si supera un po' tutto nella vita, quindi a loro mando un grande abbraccio. E poi la canzone, non so, Portami a ballare, per esempio, quella bellissima canzone di Luca Barbarossa Rossa di tanti anni fa, quella era dedicata alla sua mamma e mi sembra molto bella. Grazie, grazie davvero a Laura Antonini per la sua presenza qui su GRP e per la sua verve nel raccontarci anche la propria esperienza di mamma, oltre che ovviamente le proprie opinioni e naturalmente tanti auguri e buona festa della mamma a te. Grazie a voi, grazie per avermi invitata. Ciao Danilo, un abbraccio a te. A presto.